Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video prodotti terminati. Intanto vi ringrazio per aver visto l'altro video e visto che vi è piaciuto ho deciso di farne un altro. Li farò abbastanza ravvicinati perché comunque quotidianamente si consumano cose nuove e poi si accumulano tutte queste confezioni e avendo poi la raccolta differenziata mi trovo a doverle poi riciclare con molta calma, quindi almeno visto che questi giorni ho la raccolta di carta e plastica me ne libero subito. Detto ciò, iniziamo. Allora, da cosa posso iniziare? Vabbè, iniziamo. Questo è lo stracchino della linea Certosa. Allora, io questo qua in particolare con la confezione bianca credo che sia proprio nuovo, non credo, perché io di solito la Certosa la compro sempre ma quello nella confezione diciamo blu e bianca. Questo qua l'avevo preso in offerta, non mi ricordo a quanto, e dice diciamo di differente dall'altro che questa è antica ricetta fatto con fermento madre, che sinceramente non so bene cosa voglia dire, quindi ero incuriosita, la marca mi piace, ho deciso di comprarlo. Sì, diciamo che mi è piaciuto. Rimane questo qua rispetto forse all'altro un pochino più, come posso dire, più saldo, più compatto, cioè meno cremoso, ecco, non mi veniva la parola giusta, però è molto buono, cioè io con questa marca mi trovo sempre bene e trovo che per quanto riguarda gli stracchini di marca sia quella che abbia anche il, diciamo, il prezzo migliore. Molto spesso la prendo in offerta, ma anche a prezzo pieno, quando non trovo altri in offerta, questo qua è comunque sempre quello che trovo al prezzo più basso. Quindi questo ve lo consiglio. Molto buono, io insomma mi trovo sempre bene. Poi passiamo invece a... poco tempo fa avevo fatto la spesa al Tuo Di, che avete già visto, e avevo provato a comprare questa linea di salumi della linea Gran Casale. Sono, diciamo, la linea di salumi proprio da discount, no? Quindi quella più economica. E avevo preso lo speck, il prosciutto cotto e questo è il prosciutto crudo. Allora, lo speck, ci ho fatto la pizza, sinceramente, quindi mi ho messo sopra, l'ho ripassato al forno e non era male. Il prosciutto cotto, sul prosciutto cotto sinceramente non avevo grosse pretese, perché se vi ricordate bene, avevo detto che l'avevo comprato proprio di quella marca, perché comunque non mi interessava la grossa qualità, perché l'avrei messo poi in cottura, no? Quindi non l'avrei mangiato così crudo. Quando l'ho aperto però sono rimasta un po' delusa, ancora di più di quello che pensavo, perché aveva le fette molto alte, oltre che di pessimo gusto, non mi è piaciuto per niente, assolutamente. Quindi nonostante ovviamente il prezzo molto basso, perché avevo preso un'offerta, mi sembra 89 centesimi, però non mi è piaciuto per niente, no. Mentre il prosciutto crudo, quindi questo, l'abbiamo mangiato stasera nella piadina e questo devo dire che non è stato male, diciamo, questo diciamo ha un sapore decisamente abbastanza buono, anche questo ho preso un'offerta, tipo 1,89 €, sapete bene come prezzo il prosciutto crudo non è tanto, per 100 grammi, questo sì. Diciamo, non, se magari mi capita di essere lì e aver bisogno del crudo, potrei anche riacquistarlo, mentre l'altro assolutamente, prosciutto cotto, assolutamente no, proprio, non mi è proprio piaciuto. Neanche da mettere appunto all'interno dei rustici o quasi varie, perché proprio la fetta era molto spessa. Andando avanti sempre con prodotti di Tuo Di, visto che ce l'ho, l'altro è questo qua, questo è il petto di tacchino arrosto della linea Wellness. Questo come prodotto costava 1,15 €, anche questo mi sembra che l'avevo preso in offerta, ma anche a prezzo pieno non costa molto di più, per 120 grammi. Sapete che io consumo parecchio di questo genere di salume tacchino o pollo arrosto, perché sono ovviamente più dietetici e fanno comunque sia un discorso di dieta e cose varie, mangio sempre questi. E quindi ero lì, l'avevo già provato in passato, dico la verità, ma non mi ricordavo, perché prendendolo di varie marche quando mi trovo in giro non mi ricordavo come fosse, e quindi ho deciso di riacquistare e assolutamente no, non mi piace, perché allora diciamo generalmente
il petto arrosto d'acchino oppure insomma anche il pollo di questi qua confezionati ha sempre magari un retrogusto, ovviamente non è come una fetta di prosciutto, parliamoci chiaro. Però diciamo generalmente sono molto buoni, poi dopo vedrete, ve ne faccio vedere un altro. Questo qua invece aveva questo retrogusto molto acidulo, ecco, quindi una cosa che uguale come il petto, come il prosciutto cotto, questo sapore di proprio acido, che assolutamente devo dire, non è scaduto, nel senso, anzi, scadeva a fine mese di ora di marzo, quindi avevo preso qualche una settimana fa, però molto, sì, agli altri ci sono con pochi grassi, quindi comunque non hanno chissà quale sapore, però questo retrogusto acido, assolutamente no, non, in altre marche non l'ho mai riscontrato. Quindi questo non ve lo consiglio, no, 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 non mi è piaciuto per niente. Buono il prezzo, però se devo comprare una cosa che costa poco e mangiarla poco volentieri, sinceramente preferisco, anzi non la compro. Io ragiono così. Poi invece l'altro, questo avete visto proprio recentemente, è questo qua che ho preso invece alla Conad, vabbè, perché era in offerta, ma è quello di marca, è Rovagnati Snello. In particolare questo qua, era quello con sempre, diciamo, petto di pollo arrosto alle erbe fini. Questo è molto buono. Questa marca qua, il petto arrosto, l'ho già preso altre volte. Mi piace tantissimo. L'unica cosa che, diciamo, le erbe non si sentono tanto. Io ne avevo provato un altro di un'altra marca con sempre le erbette, si sentivano di più. Qui rimane proprio delicato, si sente a malapena la differenza tra questo e quello che non ce le ha. Però è molto buono, questo l'avevo preso sempre in offerta a 1,75 euro, mi sembra, per 110 grammi di prodotto. Quindi diciamo che con poco di più rispetto a quello del discount, devo dire che comunque sia, perché poi in offerta qualche marca la trovo sempre, che sia l'Equilibria o questo, quindi diciamo preferisco prendere questi, sono decisamente più buoni. E quindi questo ve lo straconsiglio, molto molto buono. Ma come ho mangiato così? Io, sapete, mangio sulla fetta di vasa con un pochino di stracchino, non di stracchino, scusatemi, di formaggio spalmabile e poi ci metto sopra la fettina di tacchino. Poi, l'altro che vi faccio vedere invece è un budino. Questo ve lo metto così per sfizio. Allora, li ho tenuti tutti e due. Per ricordarmi, diciamo, la marca è Danone ed è il Danette che avevo preso il cream caramel. E diciamo, non è la prima volta che lo compro, assolutamente l'ho preso altre volte quando mi capita che lo trovo in offerta. Prezzo pieno veniva 2,22 euro. Io l'avevo preso in offerta a tipo 50 centesimi di meno, mi sembra. Comunque, nel video spesa ve lo dico il prezzo. E questo mi piace molto, diciamo che è molto simile, se non quasi uguale, a quello fatto in casa. O fatto in casa parlo sempre di confezionato, nel senso fatto in casa, ma io non l'ho mai fatto completamente in casa. Io dico fatto in casa con quello che si compra la polverina, poi si aggiunge il latte e si mette il caramello noi. Ecco, è simile, molto simile a quello, quindi questo è molto buono. Quindi ogni tanto magari a tenere nel frigo, come si fa un po' con lo yogurt per togliersi un po' la voglia di dolce, ci può stare. Quindi questo ve lo consiglio, a me piace tanto. Poi l'altra cosa, quindi dopo queste cose per digerire, vi faccio vedere un'altra tisana, ma questa penso che ormai la conoscono tutti. Diciamo la tisana della Lidl in generale vedo molto apprezzate sul web. Questa in particolare è quella che uso appunto la sera, quindi infatti ora anche stasera farò l'ultima bustina che mi è rimasta. Ed è quella digestiva appunto della Lord Lanson e questa l'anice di quercia e camomilla. Ma credo che comunque negli ingredienti, se non mi ricordo male, dietro ci fosse anche il finocchio, perché io comunque un po' la presenza del finocchio la sento. Però non mi ricordo, nel caso correggetemi. Questa anche questa molto buona, ha un buon sapore, diciamo, come sapore, ecco, preferisco leggermente di più l'altra che vi ho detto nell'altro video, quella del sogni d'oro. Però è molto buona anche questa, perché comunque la sto prendendo spesso. E poi, come vi dicevo in quel video, questa anche a favore suo, anche il prezzo, perché l'altra era 2,85 euro, 20 filtri, questa qua non è nemmeno un euro. Non so se è 79 centesimi, è veramente poco.
Molto buona, anche questa mi ci trovo bene perché mi fa veramente digerire. Sempre il solito discorso dei problemi di stomaco. Io la sera quando ho mal di stomaco, ma ormai ho preso l'abitudine a berla sempre finché riesco che è caldo, cioè che fa freddo. E mi fa proprio digerire immediatamente, cioè hanno un buon effetto su di me, funzionano veramente, quindi ve la straconsiglio. Altro prodotto Lidl è questo, che sarebbe il lievito, quello secco per pizza. Io questo, diciamo, l'avevo comprato un po' di tempo fa, in qualche vlog l'avevo, in qualche spesa l'avevo fatto vedere, e vi avevo detto che non l'avevo mai comprato. Avevo preso quello per i dolci, me l'ho trovata bene, e considerando il prezzo che avevano, che è veramente bassissimo, ora questo non me lo ricordo, ma anche qua stavo penso sotto l'euro, per diverse bustine, avevo deciso di provare anche quello secco. Io considerate che di solito uso il mastrofornaio e mi sono trovata benissimo. Infatti in un video vlog avevo fatto vedere anche come era venuta la lievitatura della mia pizza, sempre con la farina che usavo multicereale, e funzionava benissimo. E questa volta, non contenta di quella volta, l'ho deciso di rimettere a dura prova perché l'ho usato qualche sera fa per fare la pizza ai 5 o 7 cereali, non mi ricordo quanti cereali sono, che comunque è una farina diversa, e ho detto beh, proviamolo anche lì, comunque sia, sicuramente lieviterà, però anche in quel caso sono rimasta veramente soddisfatta perché è lievitato benissimo. La pizza è venuta buonissima, è venuta veramente a lievitatura spettacolare, e soprattutto, come piace a me, io la faccio alta, come non so se avete visto i miei video sulla pizza, la faccio alta, croccantissima fuori e morbida dentro, uno spettacolo. Quindi questo qua veramente sta strapromosso, quindi costa veramente poco, ma andate alla Lidl, compratelo per chi non l'avesse mai provato. Allora rimaniamo un attimo in tema Lidl, vi faccio vedere anche questi, vi ho già diciamo parlato nel video spesa, e sono i biscottini ripieni di mela della marca Real Forno, che è la marca dei biscottini del Lidl, e questi mi sono piaciuti tantissimo. Sono leggermente diversi, come dicevo, rispetto a quelli della Mulino Bianco, che sono i cuor di mela, però sono altrettanto buoni. Sono diversi nel senso che il sapore non è uguale. A volte ci sono delle marche che i sottomarca sono identici a quelli di marca. Questo non è il suo caso, è leggermente diverso il sapore, ma è altrettanto buono, cioè assolutamente. Infatti io ora li compro lì, perché questi qua comunque forse pesano anche di più, costano 1 euro mi sembra 15 se non ricordo male, contro gli altri che battono i 2 euro e passa, per cui assolutamente ce ne compro due pacchi, assolutamente decisamente questi, ve li straconsiglio questi, anche la bimba ci va matta, sono buonissimi, così a colazione con il tè del pomeriggio. Poi ancora un altro prodottino Lidl. L'altra volta vi ho fatto vedere i filetti di platessa, vi avevo detto che avevo preso anche il merluzzo, questo è il merluzzo. Sono finiti, anche in questo caso vi dico la stessa cosa, mi sono piaciuti veramente tanto, sono belli. Questi sono, se avete mai provato le croccole, sì, le croccole della Findus, che generalmente io compro solo in offerta perché costano tipo 5 euro e passa, roba incredibile da spararsi. Le compro quando vanno al 50%, e sono buonissime, però obiettivamente le croccole sono buonissime perché hanno una bella panatura, e sono comunque, i filetti sono alti e il pesce dentro è molto buono. Ecco, questo uguale, dentro il pesce si sente tantissimo, è bello alto, ma la cosa che veramente mi piace ma parecchio è la panatura che ha fuori, che non so che cosa abbia di diverso dalle altre, ma rimane un croccante ma leggero. Io anche questi sì, sono sempre prefritti, ma li faccio al forno e mi sono piaciuti tantissimo. E quindi questo come prezzo loro fisso era, non mi ricordo se appunto 2,79 o 2,89, però comunque è un prezzo fattibile. Dentro ce ne sono 4, quindi io diciamo li mangio io, ci faccio due cene. Questi ottimi, infatti quando andrò me li comprerò di nuovo, perché sono buonissimi, ma veramente, veramente, veramente. Poi vi faccio vedere il riso,
Io sul riso, diciamo, generalmente quando vado all'Essilunga, sapete che la spesa principalmente la faccio lì, prendo sempre quello che è in offerta. Quindi in questo caso c'era la marca Gallo, che è una marca comunque ottima, e avevo preso questo qua che è Chicchirichi Europa. Avevo scelto questo perché mi dava che era adatto a tutte le ricette. A volte io prendo solo esclusivamente quello per risotto oppure quello per insalata. In questo caso ne avevo preso uno, diciamo, universale perché volevo comunque sia usarlo sia in minestra che in risotto. Quindi, ora che l'ho provato in tutti e due i sensi, vi posso dire che è molto buono. È un tipo di risotto che rimane, cotto, cioè non passa la cottura. E questa cosa l'ho avuto a dimostrazione facendolo, perché nel risotto difficilmente si passa la cottura, nel senso si assaggia, poi si mangia, quindi rimane comunque giusto. Ma l'altra sera l'ho provato per farci il minestrone, quindi avevo fatto il minestrone molto liquido, e poi invece di buttarci la pasta ci ho buttato il riso, che era tantissimo, non lo facevo, perché è una cosa che faceva più mia mamma. Però visto che ora non posso, cioè non posso, non mangio la pasta, il riso ogni tanto lo posso mangiare, quindi dove ci butto il riso. E è rimasto anche lì cotto perfettamente, cioè non è andato oltre la cottura, tant'è che il giorno dopo l'ho riscaldato anche a mio marito e gli è piaciuto tantissimo. Quindi questo qua è molto molto buono e vi lo consiglio proprio da tenere in casa perché va bene per tutto, quindi sia per un tipo di cottura che per un'altra. Poi l'altra cosa che faccio vedere sono questi cracker, sono i cracker misura. Questi qua sono integrali, io questi cracker li adoro. Sono per me, non lo so, sono buonissimi. È proprio quel sapore integrale, veramente rustico, che piace a me. Sono i miei cracker in assoluto preferiti. Ovviamente rispetto a un pacco di cracker normale costano di più, ora non mi ricordo quanto perché è già un po' che li ho comprati. Però mi piacciono tantissimo proprio da mangiare così semplicemente come merenda. Quindi ora magari quando usciamo, tipo che non faccio più spuntini in giro, tipo gelato, pizze e cose varie, io mi metto in borsa un pacchettino di questi e sono contentissima perché mi piacciono veramente tantissimo. Quindi ve li consiglio, ma non è solo un fattore di stare a dieta o meno, questi sono proprio buoni in generale, proprio un cracker molto molto, se vi piace il sapore integrale, sono buonissimi, non l'avete mai presi, provateli. Ultima cosa che vi faccio vedere, che appunto questa l'abbiamo mangiata stasera, è l'ho presa al Carrefour e appunto abbiamo deciso di fare la piadina e io ho detto vabbè, in casa quella normale, per me l'avevo presa integrale. Poi abbiamo diviso un po' per tutti e ho preso questa qua che era quella, diciamo, da dispensa, non quella da frigo. E l'unica che ho trovato integrale era questa. La marca è questa qua, acqua farina, farina integrale. In più cosa dice? No, vabbè. Come ingredienti non è assolutamente male perché ha farina integrale di grano tenero, acqua, olio di semi di girasole, ecco, magari l'olio era meglio, e sale. Quindi non ha altre cose. Però onestamente costava 1,75 euro mi sembra, quindi come prezzo diciamo è fattibile, ce n'erano sempre dentro tre, però non mi è piaciuta per niente, non mi è piaciuto il sapore. Ora infatti sto leggendo che qua dice che non so se è per tutte le piadine perché non dice, stato non leggo gli ingredienti, dico la verità, però dice trattato con alcol etilico ed effettivamente il sapore che io ho sentito in bocca è quello, tipo quello del pancarré per intenderci. E mi arriva al primo boccone che ho dato, che magari non aveva, diciamo, il bordo, non aveva la farcitura, quindi sentivo proprio solo la piadina, non mi era piaciuto. E poi era molto sottile, veniva subito secca, diciamo che le faccio in padella, mi veniva subito secca, no, non mi è piaciuta. Infatti, dico la verità, una che rimaneva abbiamo deciso di buttarla. So che è uno spreco, ma non ci è piaciuta né a me né a mio marito, cioè ne erano dentro tre. E no, questa sinceramente non ve la consiglio, anzi, qua chiedo aiuto a voi se avete una marca di piadina integrale per cambiare, o integrale, non so se ci sono anche tipo cereali, fatemi sapere che io la provo. Niente, questi erano i miei prodotti finiti.
Fatemi sapere nei commenti anche voi se avete provato qualcosina di queste cose, se avete qualcosa invece da consigliarmi in alternativa a quello che magari ho bocciato, che non ho già provato. E nulla, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!